Voci.fm, il sito delle voci. Stefano Fresi su Voci.fm, attore, doppiatore, intanto, sì, intanto all'Eliseo con Shakespeare, Sogno di una notte e mezz'estate, la prossima stagione. Sì, faremo questo spettacolo con la regia di Massimiliano Bruno, che secondo me darà una ventata di novità incredibile a questo testo eterno, meraviglioso, e ci divertiremo un sacco a farlo. Sono ansioso di cominciare le prove, fra due giorni cominciamo, io faccio Bottom, che quindi il personaggio è divertentissimo, e non vedo l'ora. Senti Stefano, come si lavora in modo diverso con la voce? Cioè, che cosa ci fai con la tua voce di diverso quando sei a teatro o quando stai facendo un doppiaggio? Tu hai doppiato una cosa divertentissima. Io ho doppiato i cartoni animati dei Looney Tunes. Beh, con la voce puoi fare quello che vuoi, puoi divertirti molto. E anche perché se tu fai delle cose con la voce la gente a casa si diverte. Insomma, si può fare un po' di tutto. Che paura. Senti, ma ti esercitavi da piccolo? Una passione che hai sempre avuto? Ma no, è nata per puro caso. In realtà io cantavo i Looney Tunes, facevamo tutte le parti cantate dei Looney Tunes e un giorno mancavano degli attori e ho detto: senti, mi serve una tartaruga che dice sta cosa. È cominciato così, abbiamo cominciato ad aggiungere voci e vocette. Per un paio di mesi ho doppiato anche il diavolo della Tasmania, cioè quasi rimesso le corde vocali, però insomma è stato molto molto divertente. Spesso le cose infatti accadono per caso, le cose più belle. Sì, sì, è vero, è vero. Un consiglio agli amici di Voci.fm, ai ragazzi che vogliono fare doppiaggio, vogliono fare l'attore, vogliono cantare? Andate a teatro e andate al cinema, sempre, a vedere le cose. E copiate. E copiate, certo, i geni copiano. Ciao Voci.fm, un bacio enorme da Stefano. Fresi, poi, no, no, Stefano, Stefano Fresi. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm, gratis su App Store e Google Play.